Grazie a Maurizio Ordini per questa breve introduzione. Passiamo la parola quindi per l'intervento del segretario uscente Agostino Alessandro. Grazie. Io direi faccio mio l'intervento di Maurizio Landini e potrei terminare qua, però un po' di lavoro l'ho fatto in questi giorni dietro la relazione. Insomma sarebbe importante, perciò insomma vado a leggere questa relazione che mi è costata ore di riflessione, di lavoro insieme alla segreteria, insieme a tutta l'organizzazione praticamente. Prima di tutto, gentili ospiti, care compagne e cari compagni, voglio ringraziare i delegate e i delegati, le invitate e gli invitati, tutte le organizzazioni sindacali qui presenti, tutto lo staff che ha lavorato per permettere la buona riuscita di questa assemblea organizzativa che ci lega al 18° congresso della CGIL nazionale. A cosa serve l'assemblea organizzativa? Serve a fare un bilancio ragionato rispetto a quanto è avvenuto da un punto di vista sindacale nei 4 anni appena trascorsi, ma non solo. Serve a tracciare la linea del nostro percorso rivendicativo per il prossimo futuro, facendo in modo che la classe dirigente che uscirà da questi 3 giorni riesca a interpretare al meglio le indicazioni provenienti da questa platea, espressione dei lavoratori della Banca d'Italia iscritti alla FISAC-CGS. È bene ricordare infatti che questa assemblea organizzativa è il prodotto di un'attività assembleare che si è svolta nelle filiali, nell'amministrazione centrale e come tradizione della nostra organizzazione anche questa volta c'è stato un partecipato dibattito tra gli iscritti e i lavoratori rispetto alle questioni della Banca d'Italia e anche a problematiche che attengono non soltanto il nostro istituto. È doveroso ringraziare in questa sede sia da parte mia che da parte della segreteria e del direttivo nazionale uscenti, tutti gli iscritti, attivi e pensionati che continuano a rendere viva la nostra organizzazione dando spunti, contributi e cercando in modo propositivo di essere sempre da sprone per la stessa organizzazione stessa. È doveroso da parte mia una segnalazione in particolare nei confronti del coordinamento dei pensionati che ormai è strutturalmente integrato nell'attività dell'organizzazione attraverso il pieno coinvolgimento di donne e uomini nei vari livelli del nostro sindacato. Gli ultimi 4 anni hanno visto il dispiegarsi degli effetti della più grande e lunga crisi economica conosciuta dal dopoguerra. Come indicato da più osservatori, la conseguenza principale della crisi è stato l'aumento delle disuguaglianze in Europa e nel nostro paese. Una piccolissima percentuale di benestanti gestisce più della metà delle risorse economiche, mentre il resto della popolazione ha in generale peggiorato il proprio status. La precarietà del lavoro è diventata una costante. I nostri figli, in media molto più istruiti di noi, non possono più sognare una vita migliore della nostra, come è stato invece possibile per noi rispetto ai nostri genitori. In Europa le politiche messe in opera dalla Commissione europea sotto lo slogan della cosiddetta austerità espansiva, strategia rivelatasi evidentemente controproducente, si sono basate sull'assunto di poter superare le difficoltà economiche operando tagli al welfare. Il risultato è stato di impoverire larghi strati di popolazione. Il drammatico caso della Grecia è paradigmatico in tal senso e dimostra il fallimento delle politiche neoliberiste. In Italia all'aumento della disoccupazione e alle chiusure delle aziende si sono aggiunti i problemi di tenuta di molti istituti bancari, dal Monte dei Paschi di Siena alle banche venete, a molte piccole aziende di credito, fino ad arrivare ai casi più recenti come quello della Cassa di Risparmio di Genova. Del resto era prevedibile che l'attività tradizionale di intermediazione creditizia delle banche italiane potesse risentire di una situazione economica nazionale deteriorata, che ha visto un calo del PIL di quasi il 10%, degli investimenti del 30% e con settori come l'edilizia tornati indietro di decine di anni. In tale contesto, l'attività della vigilanza della Banca d'Italia è stata preziosa, in specie per la gestione delle crisi di banche medio-piccole. L'ammontare di denaro pubblico che è stato necessario per salvare alcuni istituti è quantificabile in circa 20 miliardi di euro. Una somma contenuta se rapportata a quanto impiegato in alcuni paesi del Nord Europa o negli Stati Uniti, dove si ragiona nell'ordine di centinaia di miliardi. Questo ovviamente non fa venir meno una necessaria lettura critica dell'operato dei regolatori pubblici durante la crisi e dei limiti comunque emersi in taluni aspetti. Discorso a parte merita la vicenda del bail-in e i casi di cancellazione delle obbligazioni subordinate in mano a migliaia di risparmiatori.
A mio avviso l'applicazione è molto grave perché mina la tutela del risparmio e dei risparmiatori che, ricordo, in Italia è un principio garantito dalla Costituzione. In proposito, se l'operato della Banca d'Italia pare essere risultato corretto ex post, come dimostra la recente sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, relativamente alle modalità di salvataggio di Banca Tercas, complessivamente l'azione della politica sia in Europa che in Italia è risultata miope e ancora prona ai principi neoliberisti. In questa sede non possiamo che ribadire l'auspicio del pronto superamento dell'impianto legislativo in materia, perché sebbene mai pienamente applicato, esso indebolisce alle fondamenta il sistema bancario, mettendo in discussione il principio basilare della fiducia. Passando al quadro politico del Paese, con l'elezione del 4 marzo 2018 abbiamo assistito a un radicale cambiamento del quadro dei partiti, con la nascita, dopo mesi di difficoltà, di un inedito governo tra forze apparentemente molto distanti, come il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il nuovo scenario pare il frutto delle nefaste conseguenze della crisi economica, il prodotto degli errori del precedente governo, che ha visto l'acme nella sconfitta al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, un tentativo autoreferenziale di cambiare la carta costituzionale, ignorando il sentimento del popolo italiano, in generale tutti i segnali negativi che provenivano dall'elettorato. Era prevedibile che di fronte alla crisi di una sinistra non sempre capace di affrontare il nodo della crescente disuguaglianza nel paese, emergesse una destra che fa della propria xenofobia un vanto, che strumentalizza la questione dell'immigrazione per acquisire consensi e distrarre i cittadini dai reali problemi del paese. Una destra che sta portando ad un progressivo imbarbarimento della nostra Italia, con attacchi continui ai diritti delle donne, alle più elementari norme di convivenza in una società moderna, con congressi che veicolano un'idea di famiglia fondata sulla disuguaglianza morale e materiale dei coniugi e che giorno dopo giorno, cari compagni, giorno dopo giorno cerca di sdoganare in modo preoccupante e sempre più evidente il fascismo. Qui non si tratta di lasciare spazio alle opinioni diverse, perché come diceva il partigiano Sandro Pertini, come diceva il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il fascismo non è un'idea, è un crimine. Misure bandiera dell'attuale governo, come quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza, non riescono a dare alcun contributo all'espansione del reddito aggregato e risultano del tutto insufficienti a superare le iniquità dei provvedimenti legislativi. Prossimamente, tra l'altro, sarà sul tavolo del governo la questione della tassa piatta, che, come ha ben spiegato il nostro segretario generale, si presenta come una nuova norma che avrà un unico effetto: aumentare le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, esprimendo l'esatto contrario di ciò che affermavano i padri fondatori della nostra Repubblica. Come FISAC, come CGIL, siamo fortemente preoccupati per la situazione attuale. È anche per tali motivi che la nostra organizzazione, il segretario generale Landini, cui rinnoviamo ancora una volta gli auguri di un proficuo lavoro, ha promosso unitalmente a CISL e UIL la grande manifestazione del 9 febbraio scorso, Futuro al Lavoro, e sta continuando, ancora in un'ottica confederale, a portare avanti iniziative pubbliche di lotta perché il sindacato non si rassegna al declino, cui la classe politica e il governo stanno progressivamente relegando il nostro paese. Un accenno voglio fare alle prossime elezioni europee ormai alle porte. La posta in gioco è molto alta. Dovremo scegliere se mettere fine al sogno europeo nato e coltivato nel dopoguerra e tornare ad un'Europa di piccole patrie, oppure se avere il coraggio di rinnovare radicalmente le modalità di funzionamento del governo dell'Unione per rilanciare la capacità di questo grande continente di rappresentare un faro di civiltà e giustizia per il mondo intero. Per fare ciò sarà necessario abbandonare politiche miopi ed egoiste in favore di forme di mutualità e sostegno tra diversi paesi del vecchio continente. Tra l'altro, le recenti elezioni in Spagna ci hanno confermato che, al di là della solita indicazione rispetto alla crescita dei movimenti sovranisti, la sinistra può ancora esercitare un ruolo fondamentale come soggetto di cambiamento e di equilibrio istituzionale. Voglio con forza anche sottolineare come in questi ultimi mesi sia cresciuto un movimento ambientalista che vede protagonisti giovanissimi in tutta Europa. All'ispiratrice di questo movimento, la sedicenne svedese Greta Thunberg, è stata consegnata dal nostro segretario generale la tessera onoraria della CGIL, e questo non solo perché il nostro sindacato condivide l'impegno della lotta al riscaldamento globale ed in generale a tutte le politiche distruttive dell'unico pianeta che abbiamo, ma perché anche perché tutti noi abbiamo bisogno, questo paese ha bisogno, questo sindacato ha bisogno che gli adolescenti siano dei sognatori,
perché è bellissimo che si cominci da giovani a pensare in grande, oltre se stessi e nell'interesse della collettività. Significa poter sperare ancora che il mondo possa essere pervaso da una forte coscienza sociale, che va oltre l'individualismo spinto, che invece sembra diffuso tra le nuove e non soltanto le nuove generazioni. Non posso purtroppo non denunciare in questa sede ciò che il governo sembra aver totalmente escluso dall'agenda politica, i morti sul lavoro. Solo nell'anno in corso siamo già arrivati oltre 430 detenuti, con una media di oltre 3 al giorno. Deceduti. Forse anche quell'altra. I lavoratori continuano a versare sangue innocente, mentre nessun interesse evidente emerge dal dibattito politico. Troppo concentrato ogni giorno in litigi e futile propaganda, mentre il sangue dei lavoratori bagna come un fiume il suolo del paese. In questo contesto, sempre più drammatico, emerge una sola denuncia forte ed esasperata da parte dei sindacati, come se l'argomento costituisse un tema negoziale che vede contrapporsi l'interesse dei lavoratori e quello del datore di lavoro. Voglio allora ribadire che sulla vita non si negozia, che la tutela della salute e della sicurezza non è una richiesta, ma una pretesa, che ci si deve sempre per, che ci sia sempre per tutti lavoro per vivere, mai per nessuno lavoro per morire. Venendo ora a parlare della Banca d'Italia, lo scorso 28 marzo il direttore è stato integrato con la nomina a direttore generale del dottor Panetta e con i nuovi vice direttori, dottor Franco e dottoressa Perazzelli. Le nomine sono state ratificate dal governo lo scorso 30 aprile, con la firma dei decreti da parte del Presidente della Repubblica lo scorso 3 maggio, si è concluso l'iter di nomina dei membri. Le persone individuate sono sicuramente di alto livello tecnico e ad essi la FISAC augura buon lavoro. Detto questo, sono doverose alcune considerazioni. Il nuovo direttorio è anche il risultato di mesi di attacchi e polemiche portati avanti dal governo su più aspetti della Banca d'Italia, ma in special modo sulla presunta incapacità dell'istituto di svolgere correttamente le funzioni di vigilanza sulle aziende di credito, in specie quelle in dissesto. Come già accennato sopra, sebbene l'operato possa non essere scevro da critiche, la posizione del governo è apparsa sin da subito strumentale. All'apice dello scontro con l'istituto, la maggioranza dell'esecutivo ha messo in discussione l'indipendenza della Banca d'Italia, arrivando persino a minacciare l'acquisizione forzosa delle riserve auree. La nostra posizione come FISAC CGIL a tutti i livelli è stata netta, con dichiarazioni pubbliche forti ed importanti. Ci siamo opposti anche al tentativo della politica di interferire nella scelta del nuovo direttore. Noi continueremo a difendere la Banca d'Italia da strumentali ed indebite ingerenze dei partiti, da un governo che, lungi dal proporre un ragionamento complessivo su un nuovo modo di fare intermediazione creditizia in un contesto economico indebolito, si è concentrato sugli episodi del cosiddetto risparmio tradito per raccogliere facili consensi. Peraltro, desta comunque una certa preoccupazione nel contesto che ha contornato la scelta dei nuovi membri del direttorio, in relazione ai rumors che hanno circondato queste nomine, che hanno fatto pensare al tentativo di una sorta di vero e proprio spoil system messo in atto dalla maggioranza di governo. Come suggerito dallo slogan congressuale "Contrastiamo il declino", noi riteniamo che anche all'interno dell'istituto si stia vivendo da tempo una fase di lento declino della classe dirigente, della qualità del servizio che si offre al sistema paese, delle relazioni sindacali, del clima sul posto di lavoro. Da anni denunciamo questa situazione perché riteniamo che sia un nostro dovere verso i colleghi e verso il Paese continuare la battaglia per invertire la rotta e per rilanciare l'operato della Banca d'Italia. Già con la prima ristrutturazione della rete territoriale, il sindacato aveva denunciato la mancanza di un disegno strategico da parte del vertice dell'istituto. Emergeva solo la volontà di ridurre i costi, di dare peraltro unici nel panorama istituzionale un fantomatico segnale di morigeratezza al Paese. In questi anni sono state seguite pedissequamente le indicazioni della BCE, senza alcuna analisi di contesto. Analisi, è bene ribadire, che avrebbero portato a capire che c'erano e ci sono ampi spazi per una crescita degli interventi della banca a tutto vantaggio del Paese, così come si è visto con altre banche centrali europee. Ne è derivato un progressivo impoverimento di funzioni, un peggioramento della qualità del lavoro, minori spazi di sviluppo di carriera. La stessa riforma degli inquadramenti del personale direttivo risulta, a parere di questa organizzazione sindacale, strumentale allo scenario delineato. Nell'ambito delle relazioni sindacali, come da tradizione della nostra organizzazione, abbiamo la volontà e la capacità di confrontarci con qualsiasi altra sigla.
Pur orgogliosi dei nostri principi e della nostra storia, da sempre riconosciamo la necessità di unire le forze con altre sigle per trovare sintesi progressive a vantaggio dei lavoratori. Da questo punto di vista, come segretaria abbiamo avuto l'esperienza dell'alleanza con Falvi e Will, un'alleanza ereditata da chi ci ha preceduti, ma che nonostante le note differenze ideologiche con Falvi, si è rivelata proficua in una stagione politico-sindacale difficilissima, alleanza che è sempre stata improntata al rispetto e alla lealtà reciproca. Come ribadito dal recente congresso della CGIL, riteniamo che il sindacato a tutto tondo debba tornare ad essere protagonista. È giunto il momento che i lavoratori possano influire sulle scelte organizzative aziendali. La complessità dei problemi richiede il concorso non soltanto della parte datoriale, ma anche delle conoscenze, dell'esperienza dei lavoratori. Per tale motivo sfidiamo la banca ad aprire un confronto scevro dagli ideologismi per rilanciare le funzioni istituzionali. E ancora per lo stesso motivo chiediamo alle altre sigle sindacali presenti in banca e ospiti qui oggi di organizzare tutti insieme nei locali dell'istituto un convegno fatto di riflessioni e soprattutto di proposte sulla Banca d'Italia del futuro. La FISA CGL Banca d'Italia è pronta. Riteniamo anche che le relazioni sindacali vigenti non siano più rispondenti alle necessità attuali. Lo stilicidio di incontri su micro o macro argomenti, di solito su richiesta della delegazione aziendale, produce spesso trattative estenuanti e alimenta la polemica tra i sindacati. Occorre rendere più efficiente la modalità di trattativa, prevedendo un periodo determinato per la presentazione delle piattaforme rivendicative e a seguire una serie di serrati incontri per arrivare alla sottoscrizione di accordi. Solo così si potranno dare risposte efficaci e tempestive ai lavoratori che rappresentiamo. Allo stesso modo occorre modificare radicalmente la Convenzione per i diritti sindacali, obsoleta in quanto nata in un contesto dove la Banca d'Italia contava un numero di dipendenti quasi doppio rispetto a quello attuale, una rete territoriale fatta di filiali presenti in ogni capoluogo di provincia. Anche la stessa dinamica nel rapporto tra sigle sindacali segna ormai il passo. I colleghi sono stanchi delle polemiche tra sigle. Crediamo sia necessario terminare la lunga fase della contrapposizione e andare verso una fase di unità negoziale. Negli ultimi anni gli accordi sindacali sono stati sottoscritti sempre da una maggioranza sindacale, mai da un tavolo unico, e hanno portato a risultati insoddisfacenti anche per un diverso atteggiamento della delegazione aziendale. Se davvero si ritiene più complesso e difficile pervenire ad avanzamenti per i colleghi, occorre finirla con la strategia dei tavoli separati. La FISA chiede coraggio al panorama sindacale in Banca d'Italia. La proposta è quella di redigere tutti insieme una piattaforma rivendicativa contrattuale e proporla alle lavoratrici e ai lavoratori, per poi presentarci in questo modo forti della nostra unità alla delegazione aziendale. Noi crediamo in questo percorso, facciamo tutti insieme uno sforzo per rendere tutto ciò possibile al di là delle differenze che sicuramente abbiamo. Vengo ora a parlare della CGIL, della FISA, di noi. La nostra confederazione è uscita da poco da una tornata congressuale, a mio giudizio molto significativa. In uno scenario politico che purtroppo vede ancora una costellazione infinita di partiti o movimenti di sinistra argottosi e litigiosi e sempre più lontani dalle persone che dovrebbero rappresentare, la CGIL ha dato prova di unità e capacità di pensiero autonomo e progressivo, in grado di dare risposte concrete alle esigenze dei lavoratori. La conclusione unitaria del congresso di Bari del gennaio scorso, al quale ho avuto l'onore di partecipare, che per molti strumentalmente sembra una riproposizione delle consuete guerre della sinistra, ha dato speranza a tutto il movimento, che fa riferimento a un'idea di progresso incarnato all'interno di un quadro di tutela e di giustizia sociale. L'elezione di Maurizio Landini a segretario generale rappresenta la giusta indicazione rispetto a un percorso di sintesi. Siamo grati al compagno Landini di essere di nuovo qui con noi oggi, dopo il suo intervento nelle nostre assemblee congressuali lo scorso 27 settembre. I temi che in questo ultimo periodo la CGIL ha fortemente rilanciato sono fondamentali. Basti pensare alla necessità di un fisco progressivo, al rilancio degli investimenti pubblici al fine di interrompere un circolo vizioso in cui versa la nostra economia, ad un nuovo protagonismo dei corpi intermedi e, non ultimo e senz'altro importante, l'introduzione in ogni ambito di contratti collettivi, anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei contratti esistenti. Argomento questo che ci tocca da vicino, vista la divisione che c'è in banca tra il contratto dell'area manageriale e quello dell'area operativa.
La FISAC è convinta che per il bene dei lavoratori sia fondamentale arrivare anche in banca a un contratto unico che garantirebbe una migliore tutela a tutti i lavoratori ed impedirebbe alla banca di contrapporre strumentalmente i colleghi categoria contro categoria, come è avvenuto nell'ultimo quadriennio in modo drammatico. Faccio mie anche le parole del segretario generale laddove ha posto la questione di un nuovo modo di fare sindacato per il bene del Paese, che mette insieme le migliori esperienze confederali, visto anche il venir meno degli steccati ideologici del secolo scorso. È giunto il tempo per un cammino comune con altre sigle confederali, in quanto la complessità dei problemi posti dall'economia e dalla difesa dei lavoratori richiedono un'analisi complessiva del mondo del lavoro e una sintesi delle diverse esigenze. Soltanto la confederalità ha la forza e può rappresentare la risposta. In questa importante sede mi preme ringraziare l'ex segretario della FISAC nazionale Agostino Megale, che oggi è qui con noi e che guida l'Istituto di Ricerca e Formazione della FISAC e che nelle prossime settimane dovrebbe riprendere un rapporto di collaborazione con la Confederazione. Compagno che ci è stato molto vicino, in particolare all'inizio del nostro mandato, di fronte alla necessità di serrare le fila dagli attacchi che subivamo come gruppo dirigente, Megale ci ha fatto sentire più forti e consapevoli che un percorso di collaborazione, di crescita, di pacificazione non solo era fondamentale, ma possibile. Oggi possiamo dire davanti a questa platea con orgoglio e soddisfazione che tutto ciò è avvenuto. Saluto anche la nuova guida della FISAC nazionale, il compagno Giuliano Calcagni, che non è qua perché è incontro al Ministero in questo momento, sarà con noi più tardi, con il quale stiamo continuando con la collaborazione fatta di confronto e di ascolto proficua per tutti. Allo stesso modo abbiamo trovato ampia solidarietà e appoggio nella FISAC Roma-Lazio. Il confronto è sempre stato produttivo, sia sotto la segreteria Vittori, sia con quella attuale di Paolo Fidelmeni. Va altresì alla FISAC regionale Toscana, nella figura del segretario Curiconi, e dal cui interno opera il nostro compagno Paolo Cecchi, un ringraziamento per le sinergie che abbiamo sviluppato in questi anni in vari campi e che ci hanno permesso di incrementare la nostra capacità di comunicazione e di attivare percorsi di formazione sindacale. Venendo al nostro contesto più ristretto, la segreteria eletta il 18 dicembre 2015 è partita in un momento oggettivamente molto difficile della nostra storia. Un periodo caratterizzato da un'accesa litigiosità all'interno del nostro gruppo dirigente che ha portato a un calo di iscritti, ha portato a forti diatribe con le altre sigle sindacali e dal consueto atteggiamento divisivo della delegazione aziendale. Poi, col tempo, la fiducia intorno a questo esecutivo, cui alcuni contestavano una scarsa esperienza, è progressivamente cresciuta. I compagni ci riconoscono impegno, serietà, vicinanza, capacità, aiuto e sanno di poter contare su qualcuno che li ascolta e che medita sempre su ciò che gli viene proposto. I miglioramenti sul versante del proselitismo sono evidenti, con una tendenza positiva sia nel 2017 che nel 2018 e che sta proseguendo anche nell'anno in corso. Ovviamente non ci nascondiamo che occorre fare ancora molta e molta strada per dare un nuovo protagonismo al nostro sindacato all'interno dell'istituto. I prossimi anni dovranno proseguire sulla strada intrapresa, coinvolgendo non solo i membri di segreteria ma l'intero gruppo dirigente che uscirà da questo congresso. In un'intensa opera di avvicinamento dei lavoratori al nostro sindacato, siamo convinti che una CGL più forte all'interno della Banca d'Italia sia garanzia di risultato e di rilancio dello stesso istituto, dopo anni di oggettivo appannamento. Dovremmo soprattutto prestare maggiore attenzione alle nuove generazioni, tema peraltro sempre caro alla FISAC, per poter dare voce a lavoratori presenti da meno anni in banca. Bisogna fermare quella deriva che da anni caratterizza la contrattazione aziendale che tende a concentrare sui nuovi assunti la progressiva riduzione di salario e diritti. Rifiutiamo categoricamente l'approccio della delegazione aziendale che in più di un'occasione durante incontri di trattativa ha affermato che i neoassunti dovrebbero essere grati di essere entrati in Banca d'Italia e perciò non avanzare ulteriori pretese. Noi invece apparteniamo ancora a quella vecchia scuola di pensiero secondo cui il lavoro non è un dono, ma è uno scambio utile per entrambi i soggetti. In conclusione di questa tematica, mi preme sottolineare come la vicinanza tra la nostra struttura e il resto della CGL su vari livelli sia un carattere costante della nostra storia che va continuamente ricercato e sviluppato. L'essere confederale deve continuare a rappresentare un elemento qualificante della nostra organizzazione. L'impegno della futura classe dirigente della FISAC Banca d'Italia dovrà continuare ad essere quella di operare sintesi progressive tra le varie esigenze dei lavoratori, come ovvio per un sindacato che si pone da sempre all'obiettivo della rappresentanza di tutto il mondo del lavoro.
Correntemente al titolo del nostro documento congressuale, il ripiegamento dell'istituto è evidente anche negli accordi siglati in questi ultimi anni, che solo in pochi casi hanno segnato un progresso per le condizioni dei lavoratori della Banca d'Italia. Nel 2014 la FISAC è stata tra le sigle firmatarie dell'accordo sul nuovo orario di lavoro. È stato probabilmente l'ultimo contratto che ha introdotto significativi miglioramenti per i colleghi, introducendo elementi di flessibilità che hanno reso più semplice la vita dei lavoratori e avviato un percorso di reale contemperamento delle esigenze di vita e familiare con i tempi di lavoro. Anche su questo argomento però c'è ancora molto da lavorare. Una delle tematiche da sviluppare, ad esempio, è quella dello smart working. Siamo consapevoli delle potenzialità in termini di benefici che può offrire ai lavoratori, ma siamo altrettanto consapevoli anche di alcuni possibili lati oscuri. Per questo riteniamo che dovremmo attingere a ogni esperienza in proposito, proveniente dai nostri compagni che hanno già vissuto trattative in materia. A nostro giudizio, inoltre, i risparmi di operatività determinati dall'introduzione in banca di una forte digitalizzazione rendono i tempi maturi per procedere a una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione. Analogamente a quanto richiesto anche da realtà lavorative a noi vicine, come quella dei bancari, la riduzione dell'orario di lavoro consentirebbe anche in questo caso un miglior adeguamento dei tempi di vita e di lavoro. Sarebbe questa una scelta coraggiosa e moderna che chiediamo ad una banca che da troppi anni sposa politiche di basso profilo per i propri dipendenti al sol fine di blandire un'opinione pubblica che non fa sconti nei nostri confronti. Nel febbraio del 2016 è stata firmata da alcune organizzazioni sindacali una riforma delle carriere manageriali. Il nostro sindacato vi si è opposto con forza e più volte nel corso dei 3 anni di vigenza della riforma ci siamo esposti per denunciare i difetti che oramai sono sotto gli occhi di tutti. I difetti, che si badi bene, non derivano da una non corretta applicazione della normativa, ma dall'essere essa espressione ed applicazione concreta di un'assurda logica competitiva tra i lavoratori. La cosa che rimproveriamo e che sempre rimprovereremo a questa riforma è proprio questa: aver compromesso in gran parte i rapporti tra colleghi, tra uffici, tra servizi, sventolando una vuota e fasulla meritocrazia che sta finendo per contrapporre gli uni contro gli altri. Esattamente il contrario del metodo Ciampi, che è stato tra l'altro ricordato ed elogiato anche dal governatore. Infatti Visco scrive nelle considerazioni finali del 31 maggio 2017, 6 mesi dopo la scomparsa del Presidente della Repubblica. Ciampi ha lasciato un'impronta profonda nella gestione della banca, utilizzando e affidando alla cultura aziendale un metodo di lavoro basato sulla capacità di combinare competenze diverse e favorire il lavoro di squadra. Lo stesso metodo ne ha contraddistinto l'azione in tutti gli altri incarichi che ha ricoperto dopo aver lasciato la banca. Peccato, aggiungiamo noi, che questo metodo è stato drammaticamente abbandonato e cestinato dalla banca del governatore Visco solo pochi mesi prima di queste parole. Perciò ancora oggi, più di ieri, siamo orgogliosi di aver tutelato con Falvi e Will, in quella difficilissima stagione del 2016, il lato operativo del nostro istituto. Tutela avvenuta a seguito di un percorso democratico e rigoroso ed è nostra opinione che in un'istituzione come la Banca d'Italia, che non ha mai e non ha come fine ultimo la ricerca del profitto ma lo svolgimento di compiti istituzionali a valenza pubblica in modo efficiente ed efficace, optare per un contesto lavorativo improntato alla competitività e non alla cooperazione risulti oggi di ostacolo al rilancio della banca stessa e rappresenti una pietra tombale sui rapporti interpersonali all'interno dell'istituzione. Sia chiaro che pur considerando negativa la riforma delle carriere dei colleghi direttivi, è compito del sindacato e della CGIL in particolare assumersi comunque la responsabilità di cercare in ogni modo di risanare il più possibile questa riforma, pur tenuto conto del volere della banca e dei rapporti di forza sindacali attualmente in essa. Certamente i passi che dovremmo fare per il cambiamento di questo contratto non sono facili, ma noi abbiamo intenzione di continuare questo percorso perché ne vale la qualità del lavoro in banca. D'altro canto ci aspettiamo anche un moto d'orgoglio da parte dei colleghi direttivi affinché prendano coscienza anche della ventatezza della riforma facendo scelte coerenti. Altra trattativa dall'esito secondo noi non soddisfacente è stata quella della lump sum, una sorta di liquidazione per i colleghi post 93. Anche in questo caso ci siamo arrivati dopo anni di richieste condivise da tutte le organizzazioni sindacali, mirante a superare il gap generazionale tra pre e post 93,
Come spesso avviene, siamo giunti al dunque con lo schieramento sindacale diviso e con la delegazione aziendale che ha presentato una proposta propria, chiaramente al ribasso. Era evidente l'aspettativa da parte del Polo 93, che è bene ricordarlo, ormai rappresentano oltre la metà dei colleghi in Banca d'Italia. In quel frangente la FISA CGIL si è presentata, come sempre, pronta con le proprie analisi e le proprie idee, avanzando una proposta praticabile e sostenibile. Stornare una parte del reddito determinato dalla gestione delle risorse del TQP, altrimenti non utilizzate, in favore della lump sum. Anche in questo frangente la banca, dimostrando totale assenza di coraggio politico, ha respinto la nostra proposta, pur dimostrando un certo interesse per lo studio fatto. Si è così pervenuti a un accordo non soddisfacente che prevede per il post 93 poco rispetto al necessario e sicuramente non abbastanza per risolvere il problema del divario generazionale. Nel dicembre del 2017 è stato firmato un accordo sulla riorganizzazione del servizio banconote. Anche in questa trattativa ci ha visto su posizioni opposte a quelle della banca e di alcune organizzazioni sindacali maggioritarie, che tra le altre cose ha visto l'introduzione della settimana lavorativa su 4 giorni, nella totale noncuranza delle esigenze di vita privata e familiare dei lavoratori, e oltretutto aumentando i possibili rischi per la salute e sicurezza dei colleghi, che si trovano a lavorare per turni più lunghi in una struttura che è di fatto uno stabilimento industriale. Ma il lato peggiore di questo contratto, lasciatemelo dire, è stata la creazione del nuovo grado di operaio di terza giugno, un collega che di fatto svolge le stesse mansioni dell'operaio di terza, ma che riceve una retribuzione nettamente inferiore e un trattamento economico complessivamente deteriore. Ecco, questo è il tipo di contratto che abbiamo in mente quando parliamo di accordi a ribasso. Ed è proprio durante questa trattativa che si è sentito per la prima volta la delegazione aziendale parlare di come i neoassunti dovrebbero essere grati di essere entrati in Banca d'Italia e perciò non avanzare ulteriori pretese. Venendo alle trattative in corso, quella riguardante il welfare aziendale è ormai giunta a una fase avanzata. La FISAC è ben conscia dell'ordine di priorità che deve sussistere tra il welfare pubblico e quanto proveniente dall'azienda. Ha con forza partecipato alla costruzione di un fronte sindacale importante al fine di portare rapidamente a definizione il negoziato, così da permettere alla banca di effettuare con la giusta tempistica la prevista gara europea. Questo percorso è ancora in atto e ci permettiamo di essere ottimisti. Quanto alla carriera operativa, siamo dell'idea che una decisa riforma sia non solo necessaria, ma addirittura urgente. E questo perché la CGIL, a differenza di quanto strumentalmente sostenuto da alcune sigle, non è a prioristicamente contraria al cambiamento. Quello cui noi siamo contrari sono le brutte riforme che provochino peggioramenti nella vita lavorativa dei colleghi. Noi vogliamo per i colleghi operativi una riforma che valorizzi la prestazione, riconosca la professionalità, che definisca bene chi deve fare cosa, che preveda incentivi economici di struttura, che garantisca progressioni economiche e di carriera non peggiore di quella attuale. Ci dispiace per quelli che spingono in senso opposto, ma noi non ci arrenderemo a una riforma a ribasso, che emuli con meno risorse, anzi zero risorse, i meccanismi che hanno già dimostrato di non funzionare per la carriera direttiva, ad una riforma che scolpisca sulla pietra totale mano libera alla banca sotto il profilo mansionistico. E anche a seguito di queste riforme che negli anni lo storico senso di appartenenza dei colleghi è andato ad affievolirsi, perché i colleghi lo percepiscono il declino, lo sentono sulla loro pelle quando vengono chiuse le filiali in cui lavorano, dopo che i vertici affermavano il contrario, quando vengono tolte loro le attività che erano soliti svolgere con professionalità, perché da un certo momento in avanti verranno svolte da qualcun altro, in giro per l'Europa o da un privato, e quando vedono l'importante riduzione di organico in atto che non fa sicuramente ben sperare. Ci chiediamo allora come recuperare un rapporto perduto, come permettere ai giovani di riconoscersi in una banca che sembra aver provare fastidio, se non aperta ostilità, verso i suoi dipendenti. Per noi il rilancio dell'istituzione passa anche da accordi complessivi che diano veramente risposta alle esigenze dei colleghi. Per questo le sfide che abbiamo davanti sono fondamentali, vanno da una nuova articolazione dell'orario di lavoro, a una nuova struttura delle carriere, a un modello diverso di relazioni sindacali, al rilancio dell'istituzione Banca d'Italia attraverso l'acquisizione o il recupero di funzioni e il mantenimento della presenza sul territorio. La FISA CGIL Banca d'Italia, con le proprie idee e proposte, è disponibile ad accettare la sfida, non rassegnandosi al declino, ma contrastandolo, e lo faremo sicuramente in tutte le sedi.
Chiediamo a tutti di mettersi al nostro fianco per il bene dei lavoratori, per il bene dell'istituzione e soprattutto per il bene del Paese. Grazie.